buonasera a tutti. Devo dire che siamo veramente in tanti. Quando difatti con il professor Valentino Casolo abbiamo pensato di fare queste quattro serate, non pensavamo minimamente di arrivare a tale successo. Comunque, come presidente del CAI di Tricesimo, voglio ringraziare in primis il professor Valentino Casolo, Ivana Bassi, sempre dell'Università di Udine, il nostro segretario Adolfo della Marina e non per ultimo l'Università di Udine. Come accennato la volta scorsa, abbiamo deciso per queste quattro lezioni a distanza, dato il periodo pandemico che è tuttora in corso, perché la montagna va conosciuta a 360 gradi con la sua flora, la fauna, la conformazione della montagna, la vita di chi vive in montagna, con le sue tradizioni, la storia e perché no, con i sacrifici che ancora oggi i montanari devono affrontare. E tengo a precisare che nella prossima primavera estate faremo due o tre uscite dove il professor Casolo ci accompagnerà per darci dimostrazioni di quello che lui chiaramente adesso in lato teorico ci sta dicendo. Lo porteremo in pratica sul luogo. Ora voglio lasciare la parola al professor Casolo per questa serata, che lui parlerà delle praterie alpine. A te Valentino. Grazie Emi, riprendo la parola e riprendiamo dalle praterie alpine. Allora, prima di iniziare questo excursus relativo a questo bellissimo ambiente che si trova al di sopra dei limiti degli alberi, condividerò lo schermo in modo che voi possiate vedere la presentazione che ho preparato per questa lezione. Allora, adesso dovreste vedere la mia prima diapositiva, la mia prima immagine in cui si vede la prateria alpina con sullo sfondo le code fiscaline e la coda dei toni. Allora, quando si parla di un qualsiasi oggetto, la cosa fondamentale secondo me è quello di definirlo. Quindi definiamo che cos'è una prateria alpina. Una prateria alpina in maniera abbastanza semplice è definita come una formazione erbacea monostratificata di tipo naturale o seminaturale che si trova al di sopra del limite degli alberi, in quella che i botanici chiamano la fascia culminale. Ora, questa è una definizione abbastanza sintetica ma che dice già molto su quello che è una prateria alpina. Infatti ci dice che si trova ad alta quota, ci dice che è una formazione erbacea monostratificata. Cosa vuol dire monostratificata? Che c'è un solo strato di tipo, un solo strato di erbe della stessa altezza, cioè non vi sono erbe a diversa altezza. Cose che accade ad esempio nei megaforbieti alpini, dove cresce la regina delle Alpi, le Drick di Monk, quelle sono formazioni pluristratificate, mentre le praterie sono monostratificate. In realtà ci sarebbe anche un altro strato, che è quello dei muschi, di cui forse qualcosa diremo. L'altra cosa fondamentale quando si parla di praterie alpine è l'attributo naturali o seminaturali. Naturali o seminaturali che gli studiosi di scienza della vegetazione sostituiscono anche con primario o secondario, dove per ambiente naturale o primario si intende un ambiente che esiste indipendentemente dall'azione dell'uomo. Sono ambienti naturali, quindi quegli ambienti che sono tali perché non c'è influenza dell'uomo, o meglio, c'è un'influenza, ma questa non è tale da cambiare le caratteristiche fisionomiche, cioè di costituzione di questo ambiente. Seminaturali sarebbero quelle praterie che sono dedicate allo sfalcio e al pascolo. Al contrario, ci sono ambienti, giusto per fare un esempio, che sono del tutto artificiali, come ad esempio la vegetazione delle piante infestanti dei coltivi. Le piante che gli agricoltori chiamano infestanti in un campo di mais è una vegetazione che in natura non esiste, esiste solo in virtù del fatto che l'uomo ha creato quell'ambiente. Ora, i prati che noi conosciamo di pianura sono quasi tutti seminaturali, cioè sono formazioni che non esisterebbero se non ci fosse l'azione dell'uomo a protrarre lo sfalcio e l'eliminazione della biomassa che serve poi al foraggiamento dei bovini. In alta montagna invece non è così. La prateria, quindi la formazione erbacea, è tale ed è tale in maniera naturale perché è dovuta al freddo.
Siamo in un ambiente talmente freddo che gli alberi non riescono a crescere. Perché non riescono a crescere? Perché le gemme, che starebbero al di fuori della neve, andrebbero incontro a due tipi di problemi, a dei problemi proprio di vera e propria necrosi e a dei problemi di mancanza d'acqua. Perché mancanza d'acqua? Mancanza d'acqua perché nel momento in cui una pianta si trova alla luce del sole, al di fuori della copertura nevosa, può iniziare a fotosintetizzare se le condizioni di temperatura non sono abbastanza rigide, cosa che in primavera succede abbastanza spesso. Quindi cosa fa la pianta? Cerca di assorbire acqua per operare la fotosintesi, ma non ce la fa. Perché? Perché il terreno in quel momento non ha acqua a disposizione, perché il terreno, trovandosi sotto la neve, è ancora a una temperatura tra gli 1 e i 0 gradi. Ecco che a questo punto la pianta arborea incorre in un problema di fallimento del trasporto dell'acqua. Ecco il motivo per cui al di sopra di una certa quota noi troviamo prima gli arbusti contorti, i mughi, gli ontaliverdi, poi troviamo le brughiere, i mirtilli, i rododendri e poi troviamo le praterie alpine. Come vi dicevo la volta scorsa, le praterie alpine sono formazioni climax, cioè sono la formazione di massima complessità che si può osservare in questo ambiente. Al di sopra del limite degli alberi, le praterie alpine sono la formazione che è in grado di sfruttare completamente le risorse energetiche del sistema. Da un punto di vista della formazione vegetazionale, ovvero della comunità che noi possiamo osservare al di sopra del limite degli alberi e che definiamo prateria alpina, la scienza della vegetazione ne distingue di tre tipi. Quelle che crescono sui suoli basici, caratteristiche delle nostre montagne, caratteristiche delle Alpi orientali, quelle che crescono sui suoli acidi, caratteristiche delle Alpi centro-occidentali, e poi un aspetto molto particolare che non tratteremo questa sera perché è estremamente peculiare, che sono le creste ventose. Infatti, nelle creste ventose il fattore ecologico vento è talmente importante da cambiare completamente il tipo di comunità vegetale e farne qualcosa di diverso, di estremamente peculiare, una vegetazione di nicchia molto particolare, molto difficile anche da incontrare e che appunto questa sera non tratteremo. Al contrario ci concentriamo sulle due formazioni principali, le praterie dei suoli basici e le praterie dei suoli acidi. Beh, innanzitutto, come potete vedere da questa immagine, le montagne a substrato carbonatico, quindi dolomiti o calcari, come vi avevo già accennato la volta scorsa, si trovano con una erodibilità fisica minore e di conseguenza la presenza di una roccia in posto e di ghiaioni a bassa quota. Al contrario, le montagne a substrato silicatico, quindi a substrato acido, sono più facilmente erodibili e a parità di quota formano queste caratteristiche mammelloni erbosi. Chiaramente non sono paragonabili ai 3-4 mila metri delle Alpi occidentali dove abbiamo il Cervino, il Monte Bianco, il Monte Rosa, questi grandi massicci silicatici, però a quote di 3.000 metri dalle nostre parti, qui l'immagine che vedete è un'immagine della linea di confine della Valpusteria, oppure se pensiamo al Friuli Venezia Giulia, al Monte Crostis ad esempio, al Monte Paularo, sono questi panettoni completamente vegetati. Al contrario, alla stessa quota, nelle montagne di tipo dolomite o calcare ci troviamo con pareti, guglie e ghiaioni. Ora, la vegetazione che forma la prateria alpina e che vi ripeto rappresenta il massimo di complessità in questi sistemi è estremamente diversa. Perché estremamente diversa? Perché pur trovandosi a una pari quota, la presenza di ioni calcio nel suolo per le piante sono una forma di tossicità che le piante, se non sono adattate, difficilmente sono in grado di tollerare. Ora capiamoci, gli ioni calcio sono un micronutriente estremamente importante per la pianta, anzi dire estremamente importante è una stupidaggine, è fondamentale il calcio per la vita per la pianta, perché dovete pensare che se il nostro sistema nervoso funziona attraverso gradienti di sodio e potassio, beh, quello che non è un sistema nervoso ma è il passaggio di un messaggio elettrico nelle piante avviene attraverso gli ioni calcio. Non solo, ma anche all'interno della cellula gli ioni calcio rappresentano un enorme
parametro di controllo della vita cellulare, ma adesso non stiamo a entrare nel merito della fisiologia, che è qualcosa di complicato. Ma quando nel substrato il calcio è troppo presente, può diventare tossico. E questo seleziona le piante che noi chiamiamo calcifile, cioè in grado di vivere con abbondante presenza di calcio nel suolo. Allora, al di là di questa grande divisione, che poi vedremo un po' più nel particolare, adesso entriamo nel merito di quali sono i disturbi ecologici che impongono la crescita di un certo tipo di comunità vegetale al di sopra del limite degli alberi. Ora, ricorderete che la volta scorsa ho insistito moltissimo, un po' perché l'idea è molto affascinante, un po' perché è assolutamente vero, sul fatto che la pianta è ferma nel luogo in cui è cresciuta. Ed essendo ferma nel luogo in cui è cresciuta, deve sottoporsi alle disturbi ecologici che ci sono. Ora, quali sono i disturbi ecologici al di sopra del limite degli alberi? Beh, innanzitutto le basse temperature. Chiaramente le basse temperature comportano una serie di problemi. Il principale è che il metabolismo, per funzionare, ha bisogno di temperature che siano al di sopra dello zero, perché se l'acqua è congelata, nessun essere vivente sarebbe in grado di vivere se non ha a disposizione una soluzione di acqua sotto forma liquida. Ma anche con l'acqua sotto forma liquida a 1-2 gradi, i sistemi metabolici che fanno funzionare la cellula, sia vegetale sia animale, non sono molto efficienti. E quindi diciamo che una temperatura adeguata alla vita, perché possa velocemente funzionare in maniera efficace, ha bisogno di circa 10 gradi. Pensate agli insetti, ad esempio gli insetti che diversamente da noi non sono in grado di regolare la temperatura del corpo, non riescono a volare al di sotto degli 8 gradi, fanno molta molta fatica. Provate a vedere un insetto al di sotto degli 8 gradi, vedrete che i suoi movimenti sono estremamente lenti. Perché? Perché l'efficienza muscolare dell'insetto non è raggiungibile. Al contrario, noi animali a sangue caldo, è proprio questo il vantaggio che abbiamo rispetto agli animali a sangue freddo, di essere sempre efficienti muscolarmente. Beh, anche per la pianta vale questo. È vero che ci sono piante capaci di operare anche a basse temperature, però insomma, se fosse possibile avere temperature maggiori starebbero anche un po' meglio. Non a caso, se avete mai provato a coltivare una stella alpina in giardino o in vaso, la stella alpina cresce benissimo anche nel clima di Udine. Ma allora la domanda è: ma perché non cresce nei prati di Udine e cresce nelle praterie alpine? Beh, perché nei prati di Udine la concorrenza delle piante che si sviluppano velocemente a temperature alte è troppo forte, mentre nelle basse temperature delle praterie alpine non c'è la concorrenza di queste piante e di conseguenza lei può sopravvivere. Poi vi sono altre piante, abbiamo visto la settimana scorsa Biscutella levigata, che invece sono concorrenziali sia ad altissime quote, quindi a temperature basse, sia in pianura. Poi c'è la copertura nevosa. La copertura nevosa è in realtà un disturbo ecologico che ha una doppia faccia. Infatti, da una parte è negativa, perché? Perché limita il periodo vegetativo. Ora, come vi ho detto poco fa, in primavera le temperature iniziano ad alzarsi abbastanza velocemente, però se ha nevicato 2-3 metri di neve, prima che tutta la neve si sciolga, la pianta, che pur avrebbe temperature utili per la crescita al di sopra del manto nevoso, non può crescere perché si ritrova inficiata nella fotosintesi, non può fotosintetizzare, è al buio. Ecco che la neve riduce il periodo vegetativo e questo è un altro dei problemi per cui gli alberi fanno fatica a crescere. Ora, ad esempio sugli abeti rossi ci sarebbe un interessantissimo discorso da fare, ma sì, non ho tempo per farlo, che proprio un abete rosso può resistere anche a temperature di meno 30, meno 40 sotto zero. Il problema è che nel momento in cui esce dalla neve a temperature calde, come vi dicevo prima, incomincia a traspirare e se non ha un periodo di tempo utile per creare, per organizzare nella foglia, nell'ago, quelle strutture che limitano la traspirazione, l'abete muore. Ed ecco perché noi troviamo abeti in Siberia, ma non li troviamo al di sopra dei 2000 metri qui da noi. Però la copertura nevosa può avere anche un aspetto positivo, anzi sicuramente ce l'ha, che è quello di proteggere le gemme delle piante erbacee e delle piccole arbusti dal gelo invernale. Quindi la neve ha questo doppio effetto. Poi l'altro problema è il suolo.
il substrato è poco evoluto. Perché è poco evoluto? Perché il suolo si forma grazie alla operazione di umificazione da parte degli agenti umificanti, cioè quello che accade nella successione di cui vi ho parlato la volta scorsa, la biomassa residua, la biomassa morta delle piante che crescono in un certo ambiente, pian piano diventa humus e quindi diventa parte del suolo, arricchendolo in nutrienti, arricchendolo in capacità di aerazione, arricchendolo in capacità di contenuto d'acqua. Ora, i principali agenti umificanti sono, gli agenti umificanti ultimi sono sempre dei batteri e dei funghi, però gli agenti umificanti intermedi principali sono i lombrichi. L'azione dei lombrichi è fondamentale per mettere a disposizione di batteri e funghi una sostanza organica già digerita che funziona meglio. Ecco che a 2000 metri questo processo è estremamente lento perché non ci sono i lombrichi e anche i pochi funghi e batteri che riescono a crescere lavorano molto più lentamente e poi stanno fermi 6-7 mesi all'anno a causa della neve e di conseguenza il suolo che si trova al di sopra del limite degli alberi sarà sempre un suolo poco profondo e non strutturato per la vita delle piante. Cioè se voi andate a piantare una pianta di mais in un suolo alpino, anche avendo a disposizione le temperature e l'acqua finché la pianta di mais cresca, questa più di 50 cm non ce la farà crescere, perché gli manca quella capacità data dal substrato. Poi abbiamo il pascolo. Beh, quasi tutte le praterie alpine sono naturali e di conseguenza quando parliamo di pascolo parliamo del fatto che vi sono degli erbivori anche di grandi dimensioni come lo stambecco o il camoscio che nutrendosi dell'erba comportano una eliminazione della parte epigea della pianta, quindi della parte fotosintetica. E questo è un danno per la pianta perché gli viene tolta la possibilità di lavorare attraverso la fotosintesi. Come avete visto nell'immagine precedente, anche alcune praterie naturali di alta quota inoltre sono deputate al pascolo. Di solito si mettono giovani vacche o giovani manzi perché le vacche in lattazione a quote troppo elevate poi bisogna andare a mungerle e non è molto facile. Altra animali di piccole dimensioni ma famosissimo per vivere nelle praterie alpine è la marmotta, che penso voi tutti conosciate. E l'ultimo disturbo che prendiamo in considerazione, l'abbiamo già detto prima, è dato dal periodo vegetativo limitato. Infatti a causa delle coperture nevosa e del freddo, le possibilità che ha la pianta di germinare dal seme, crescere, arrivare alla maturità sessuale, produrre un fiore che riesca a essere impollinato e che dopo l'impollinazione riesca a produrre un seme o un frutto, sono molto limitate. Quindi come vedete ci troviamo in un ambiente estremamente estremo, scusate che brutta cosa che ho detto, estremamente difficile, che poi vedremo nelle prossime puntate di questi seminari, diventerà ancora più difficile, perché ci sposteremo in ambienti ancora più severi rispetto alla prateria alpina, che fra quelli al di sopra del limite degli alberi, anzi dovrei dire al di sopra del limite degli arbusti e delle brughiere, è quello in fondo che sta meglio. Allora, per quanto riguarda il freddo, le piante hanno un adattamento molto molto particolare, infatti sfruttano una sorta di cappotto dovuto alle guaine e ai residui fogliari che si trovano alla base della pianta, in particolare questo per quanto riguarda le erbe graminoidi come le graminacee e le ciperacee, che sono diciamo le principali componenti delle praterie e anche dei prati in bassa quota. Graminacee sono le principali componenti. Allora, come vedete sì, in questo disegno gentilmente concesso dall'amico Giuliano Mainardis, poi ne vedremo di altri. E scusate, apro una piccola parentesi per ringraziare Giuliano di avermi sempre prestato i suoi bellissimi disegni e in questo caso dico anche qualcosa in più, infatti Giuliano è un grandissimo amico, un grandissimo naturalista e voglio, quando posso, voglio sempre ricordare che lo considero uno dei miei maestri perché mi ha insegnato ad avere l'atteggiamento giusto di umiltà nei confronti della complessità della natura. Prima di tutto dobbiamo sapere di non sapere. Come diceva Socrate, quando riconosciamo di non sapere, forse capiamo che possiamo imparare qualcosa, ma sarà sempre nulla rispetto alla conoscenza della natura. Allora, dicevamo, questa sorta di
vecchio vestito che rimane attaccato alle zone basali delle piante erbacee, cioè dove ci sono le gemme che producono la parte vegetativa per l'anno, è una sorta di protezione contro il freddo, come se avessimo un cappotto. Poi adesso qui voi vedete un'immagine in cui ci sono dei disegni con quattro specie diverse, a sinistra una pulsatilla, poi le altre sono dei carici e la Sesleria sempervirens, che vedremo anche dopo, ma voi dovete immaginarle compatte, tutte vicine fra di loro. Non solo, ma qui potete anche osservare quell'altro aspetto di cui abbiamo parlato, che è molto importante, cioè l'aspetto del ramet. Vi ricordate che vi ho detto che la pianta può essere genet e ramet? Considerato che un individuo può produrre tanti cloni, quindi individui uguali di se stesso, ravvicinati tra gemme, e che quindi formano un unico individuo dato da tanti individui che potrebbero essere singoli. Ecco che questa, diciamo, densità fra i fusti delle piante comporta una maggior capacità di creare un microclima un po' più caldo a livello del substrato. Ora, io una volta ho fatto una prova molto stupida assieme al collega curatore del giardino botanico Giangio Lorenzoni del Cansiglio, Giovanni Roffarè. Provavo una cosa molto stupida. Lui nel giardino botanico che si trova in Cansiglio, se potete andate a visitarlo perché è meraviglioso, ha anche ricreato una prateria ad alta quota. Chiaramente l'ha ricreata grazie ai mezzi e alla conoscenza botanica che lui ha. Quindi diciamo che era artificiale, ma la comunità vegetale era quella. Allora abbiamo preso un termometro e l'abbiamo appoggiato al suolo. Bene, il bulbo del termometro ha inserito nei primi 3 centimetri del suolo, era giugno, con una temperatura dell'aria di 25 gradi, il suolo misurava 47 gradi. Questo perché, essendo più scuro, conteneva il calore dei raggi solari, e si scaldava. Ecco che questo è uno strumento molto interessante, anche perché è una sorta di idea generale, cioè buona parte delle piante che compongono la prateria alpina in qualche modo si sono coordinate nel corso di milioni di anni di adattamento a lavorare tutte nello stesso modo. Chiaramente non può essere un coordinamento razionale, ma è un motore evolutivo che funziona così. Cioè l'evoluzione ha portato tutte le piante che condividono un certo disturbo a avere delle soluzioni simili per contrapporsi a quel disturbo, anche se provengono da famiglie che dal punto di vista evolutivo si sono separate 50 milioni di anni fa, ma hanno adottato lo stesso tipo di strategia per risolvere il problema. Che problemi hanno le praterie alpine? Le praterie alpine dal punto di vista della conservazione degli habitat, quindi della conservazione della biodiversità, cioè entrando nel merito di quel grande capitolo della conservazione della natura che nasce dal 1992 in poi con la Convenzione di Rio de Janeiro e con la Direttiva Habitat dell'Unione Europea, non hanno grossi problemi di conservazione. Perché non hanno grossi problemi di conservazione? Perché se ne stanno al di sopra del limite degli alberi, nessuno le disturba, e di conseguenza il problema può essere essenzialmente dovuto al pascolo. Infatti, se le praterie alpine sono sovrapascolate, ecco che l'azione dovuta al pascolo, soprattutto dei bovini, comporta un calpestio, oltre ovviamente fa l'effetto di eliminazione della parte verde, ma insomma quello lo fanno tutti gli erbivori, ma un sovrappascolamento comporta un compattamento del suolo, ma soprattutto comporta un aumento della fertilità dovuta alle feci degli animali. Questo aumento della fertilità fa spostare la vegetazione da una vegetazione pioniera, abituata a frugale, abituata a vivere con poco, come quella delle praterie alpine, a vegetazioni che invece amano un po' di più i terreni fertili, ricchi di nitrati, quindi un po' più grasse, che sono anche più alte, più vigorose. E questo è quello che vedete spesso nelle malghe, ad esempio. L'altra cosa molto interessante che fanno il pascolo, e si vede molto bene nelle malghe, ripeto, ecco, nelle nostre malghe però non stiamo parlando di praterie alpine, stiamo parlando di pascoli di alta quota.
che sono comunque un ambiente artificiale, non è un ambiente naturale. Comunque vi può capitare di vedere nei pascoli, e chi verrà con noi nell'escursione che faremo quest'estate lo vedrete, i terrazzamenti che sono dovuti al fatto che quando le vacche pascolano, pascolano tutte sulla stessa linea, attraversando sempre la stessa quota e quindi compattano un terreno che pian piano diventa scalinato. Ora, è divertente parlare del problema del pascolo per le praterie alpine, ma in realtà il problema più grosso che hanno le praterie alpine sono i cambiamenti climatici. Infatti, chi ha assistito al seminario che feci l'anno scorso, sempre organizzato dal CREA di Tricesimo, Oriana del Royale, affrontammo proprio questo problema. Cioè, cambiamenti climatici essenzialmente comportano un aumento delle temperature. Se aumentano le temperature, il bosco inizia a spingersi più in alto. Se il bosco si spinge più in alto, le brughiere si spingeranno ancora più in alto. E le brughiere, spingendosi più in alto, andranno a finire sulle praterie alpine. Ma le praterie alpine non possono spingersi oltre il limite della montagna, non possono direttamente ascendere al cielo. E soprattutto da noi, dove abbiamo roccia imposto a basse quote. Ecco che la progressione delle brughiere dovute ai cambiamenti climatici è uno dei principali problemi di conservazione delle praterie alpine. Fortunatamente le brughiere di tipo calcifilo, quindi le brughiere che crescono nelle nostre Alpi, nelle nostre Dolomiti, nelle nostre Alpi Giulie, sono dominate da Rhododendro hirsuto e da Rhodotamnus camacitisus. Queste due piante non hanno il potenziale invasivo che invece hanno il mirtillo nero e Rhododendro ferrugineo, che sono dei veri e propri colonizzatori di praterie alpine. Quindi, nonostante le nostre Alpi abbiano questo aspetto di scendere di quota rispetto alle praterie alpine, sono meno sensibili alla problematica dell'innalzamento della brughiera delle Alpi occidentali, ad esempio, che si trovano silicatiche, perché le comunità delle brughiere delle Alpi, dei substrati acidi, è più forte in questa capacità di invasione. Allora, adesso vorrei affrontare con voi alcuni aspetti particolari delle praterie alpine, in particolare, se riusciamo coi tempi, ma credo proprio di sì, insomma, dovrò correre un po' veloce, sono andato un po' troppo tranquillo sulla parte iniziale, ma credo sia doveroso per capire di cosa stiamo parlando. Adesso vedremo alcuni esempi di praterie alpine tipiche e partiamo da Seslerieto, cioè dalla formazione climax di alta quota delle Alpi orientali meridionali che si sono evolute su substrati carbonatici, calcare o dolomite. Allora, sono la prateria che noi troviamo al di sopra del limite del Mugo e prima di incontrare i macereti alpini, quindi la cosiddetta prateria losanghe che affronteremo dopo. È quella che abbiamo definito come ultimo stadio della successione primaria. Allora, queste praterie da noi, quando dico da noi io intendo Alpi orientali, quindi parlo della Slovenia, di parte della Carinzia, parte del Sud Tirolo, del Tirolo, sia un po' poco del Nord Tirolo e tanto del Sud Tirolo, quindi dell'Alto Adige, fino ad arrivare diciamo alle Alpi del Bresciano, dove cambiano un po' le cose. Allora, la prateria alpina di questo tipo si stende tra i 1600 e i 2500 metri di altitudine. È una prateria che si risiede in pendii non troppo acclivi, solitamente assolati, quindi esposti a sud-ovest, talvolta a est, quasi mai a nord, e ha un periodo di utile per la vegetazione di 5-6 mesi. Infatti la neve persiste per 6-7 mesi. I substrati sono calcari o dolomitici, poco profondi. Arriviamo al massimo a 25 cm di profondità, dopodiché troviamo le ghiaie e talvolta addirittura la roccia, ed hanno un pH basico, dai 5,6 ai 7,4 di acidità, per chi conosce la scala del pH anche qualcosa di più. Quello che sorprende di questo tipo di prateria alpina è l'altissima biodiversità. Infatti si possono avere fino a 50 specie per comunità tipo. Quindi, pensate un po', se voi andate a farvi un giro sugli altopiani del Montasio, superato il di Brazzà, una comunità tipo di questo tipo di vegetazione ha lo stesso numero di specie vegetali che si possono trovare in una comunità tipo di un bosco di pianura. Straordinario. Beh,
però quello che non prendiamo in considerazione è che la comunità tipo di un prato magro di pianura ne ha quasi il doppio, proprio perché, come vi ho detto la volta scorsa, i prati magri di pianura dei climi temperati sono quelli che hanno il massimo di biodiversità. Ma anche detto che queste praterie hanno anche una certa capacità di biomassa, infatti riescono ad avere 3 kg di biomassa verde, comprese le radici, per metro quadro. Questo ci dice una cosa interessante, ci dice che per i pascolatori questo tipo di prateria è estremamente valido, perché consente loro di avere una buona biomassa vegetale per il loro nutrimento, anche per giovani vacche. Allora, la vegetazione è erbacea monostratificata, l'abbiamo detto fin dall'inizio, è di piccola taglia, continua, è importante l'aggettivo continua, quindi la vedete come un unico tappeto verde senza interruzioni di questo tappeto verde, con piante erbacee e piccoli suffruttici. Cos'è un suffruttice? Un suffruttice è una pianta che ha una parte perenne legnosa e parti erbacee annuali che crescono sulla parte legnosa. Il più classico dei suffruttici, come esempio, è rosmarino. Rosmarino e la salvia sono suffruttici. Ecco, qui non dovete pensare a suffruttici di quelle dimensioni, ma a piccoli suffruttici come il timo. Il timo che è uno degli elementi caratteristici, come vedremo. Sono presenti elementi distribuiti nelle Alpi, cioè piante che crescono solo nelle Alpi, oppure piante che crescono un po' nelle Alpi e un po' nelle tundre artiche, e infine piante che crescono in tutto il grandissimo areale circumboreale, cioè quello che va dal nord Europa, Alpi, fino al Nord America e anche ovviamente le montagne del Nord America. Cosa interessante per quanto riguarda le praterie alpine di questo tipo è la presenza di endemiti, cioè di piante che crescono esclusivamente in un certo posto, nel nostro caso nelle Alpi orientali. Cioè in queste praterie che stiamo in qualche modo raccontando delle Alpi orientali, ci sono piante che crescono esclusivamente qui. E solo qui. Un aspetto questo delle piante che crescono solo in questi ambienti che verrà magnificato quando parleremo delle rupi. Nelle rupi avremo tantissimi endemiti. Allora, la pianta dominante di questi ambienti è la Seslaria cerulea, altresì detta Seslaria varia, che qui vedete in una fotografia nel disegno di Giuliano. Notate nella fotografia ancora una volta quell'aspetto di molti fusti di accestimento che partono da una stessa radice, quell'aspetto dei rameti di cui vi ho parlato prima. Assieme alla Seslaria cerulea, la specie che vi permette di riconoscere sicuramente di essere in questo tipo di ambiente è il Carex sempervirens, una piccola pianta appartenente alla famiglia delle ciperacee che però non è facilmente riconoscibile. Al contrario, sono riconoscibili altre specie diagnostiche caratteristiche, come il Ranunculus hybridus, la Pedicularis rostratocapitata e, guardate un po', l'Inum alpinum sottospecie iulicum. Cosa ci dice quel sottospecie iulicum? Che, come vi avevo anticipato, cresce nelle Alpi Giulie. Ora, cosa vuol dire specie diagnostiche? Vuol dire che la presenza di queste piante, di queste specie, vi indicano che siamo nel tipo di comunità vegetale di cui stiamo parlando, cioè nella prateria alpina di alta quota, dominata da Seslaria cerulea, presente nelle Alpi orientali meridionali, con substrato dolomitico o calcareo. Ora capite che queste caratteristiche di cui vi abbiamo introdotto fin dall'inizio, ecco che iniziamo a capire che ci sono delle piante che ci dicono queste piante ci dicono che siamo in quella situazione ecologica. Quindi se voi trovate una prateria dove c'è la Seslaria cerulea, Ranunculus hybridus, la Pedicularis rostratocapitata e l'Inum alpinum, siete praticamente certi che vi trovate nella condizione ecologica che vi ho appena descritto. Poi ci sono altre piante frequenti. Cosa vuol dire frequenti? Vuol dire che non sono proprio caratteristiche diagnostiche, ma che le trovate molto abbondanti. Il timo strisciante delle alte quote, il Timus precox polytricus, la Campanula scheuzeri, l'Achillea clavene. L'Achillea clavese è molto famosa perché credo che molti di voi la utilizzino per fare la grappa, no? 10 capolini in un litro si fa la grappa. Secondo me, io sono astemio, però quando preparavo le grappe per gli amici mi dicevano che una delle grappe più buone che preparavo era proprio questa.
vi consiglio anche di provarla quando cammini. Beh, prima magari sapere, essere sicuri di riconoscerla, per non evitare di farsi del male. Però una volta che sapete riconoscerla, mangiare i fiorellini di questa della Chilea clavene, c'ha questo buonissimo gusto amaro, molto buono, digestivo. Altre piante frequentissime nelle praterie alpine calcaree sono l'Orminium pirenaicum e la genziana verna, sottospecie verna, cioè quella che tutti chiamano genzianella. Altre specie frequenti, un po' particolari, anche per il fiore molto simpatico, la Phyteum orbiculare e l'Antillis vulnerarius, sottospecie alpestris. Bene, adesso passiamo a un altro tipo di prateria. Passiamo alla prateria che dal punto di vista della dinamica di vegetazione è precedente a quella che abbiamo appena affrontato. Cioè un ghiaione pian piano viene stabilizzato, e viene stabilizzato da una prateria che si chiama firmeto. Quando il firmeto chiude le sue componenti vegetazionali e blocca completamente il ghiaione, a quel punto si instaura il seslerieto. Il firmeto è una prateria molto particolare perché ha una vegetazione estremamente pioniera, è discontinua come vedete dalla foto, cioè non ha un unico tappeto verde, ma ci sono ancora zone di scorrimento delle ghiaie nel mezzo, infatti si chiama prateria losanghe. Di solito cresce in condizioni molto più difficili, sicuramente più difficili da parte del suolo, ma anche più difficili per l'altitudine e per le pendenze. Infatti questi tipi di praterie si sviluppano su versanti rocciosi o ghiaiosi piuttosto esposti, piuttosto ripidi, e arrivano fino a 3.000 metri, non qui in Friuli dove non abbiamo montagne alte 3.000 metri, però già se andiamo verso la Marmolada, le zone del Cadore, della Pusteria, le troviamo. Allora, le esigenze climatiche molto particolari per quanto riguarda la copertura della neve. Infatti, queste praterie a volte sono praterie che hanno un periodo libero dalla neve più lungo rispetto alle precedenti ed è piuttosto varia, piuttosto ampia la forbice, va dai 4 ai 7 mesi. Come mai può accadere che nonostante sia una quota superiore la permanenza della neve sia minore? Perché si trovano su pendii molto acclivi, assolati e con un substrato piuttosto ghiaioso. Infatti se prima avevamo 25 cm, qua arriviamo a 10-15 cm e di conseguenza lo scioglimento della neve è più veloce. Non solo, ma anche l'aspetto del pH è più basico. Perché? Perché c'è stato meno tempo per l'humus, quindi per la sostanza organica decomposta, ad acidificare il substrato. Ciononostante, queste praterie sviluppano una bellissima flora, meno importante dal punto di vista numerico della precedente. Infatti qui la comunità tipo arriva a 25 specie, la metà della precedente, e la biomassa arriva a 2 kg al metro quadro, quindi molto di meno. Infatti in questi ambienti qui non si mandano a pascolare neanche le capre, sì, ma i bovini non riescono proprio a pascolare. Al contrario, gli stambecchi, i camosci e le marmotte senza problemi. Perché la biomassa è più bassa, ma soprattutto perché la biodiversità è più bassa? Perché le esigenze, i disturbi dovuti al clima e il terreno pochissimo strutturato e con molta meno capacità idrica contiene il numero di piante che sono in grado di vivere in questa situazione. Allora, la specie dominante, scusate, ho invertito le diapositive, la specie dominante che dà il nome alla vegetazione è il Carex firma. Guardate, prende il nome di Carex firma, cioè carice che ferma, che blocca. Perché? Perché blocca le ghiaie. Infatti ha un accestimento molto importante con dei fusti piuttosto grossi e resistenti che riescono a resistere allo scivolamento dei clasti. Scivolamento dei clasti che è un fenomeno che prenderemo in considerazione nel prossimo seminario dedicato ai ghiaioni. Però il Carex firma lo troviamo qui e lo troveremo anche dopo. Anche qui, come vedete, è benissimo riconoscibile questo aspetto delle guaine sfibrate, cioè delle vecchie foglie morte che fungono un po' da cappotto. L'altra pianta estremamente capace di bloccare i clasti perché forma un cuscinetto è la Dryas octopetiala. Che il nome italiano, adesso non me lo ricordo, è Camedrio alpino.
Tra medio alpino lo conoscete, credo, tutti, ed ha proprio questa capacità, grazie ai suoi fusti striscianti legnosi, ecco questo è un piccolo suffrutice, di bloccare i sassi che scivolano. Allora, altre specie diagnostiche che ci consentono di far capire che siamo in questo tipo di ambiente, c'è la Camorchis alpina, una piccola orchidea, la Pedicularis rosea, che è diversa dalla precedente, anche se ci assomiglia molto, ma è più piccolina. Poi abbiamo la Saxifraga racesia e la Minuarzia vernia. Saxifraga racesia e Minuarzia vernia in realtà sono specie tipiche di altri ambienti. Infatti la Minuarzia vernia è una specie tipica di ghiaione. La Saxifraga racesia una specie tipica di vulpe. Però qualora si trovassero in una prateria alpina, ecco che diventano diagnostiche per il firmeto. Cioè ci dicono che siamo in un firmeto, un seslerieto. E qui vediamo come funziona il Carex firma, la Diaxotapetala e la Saxifraga racesia. Tutto inizia da un piccolo cespo, lo rivediamo, da un piccolo cuscinetto di Saxifraga racesia, perché la Saxifraga racesia col suo cuscinetto permette di creare una piccola porzione piana in un punto in cui c'è uno scivolamento di clasti. Questa piccola porzione piana permette la crescita della Camedio alpino e del Carex firma, e di conseguenza si forma un cuscino ancora più ampio di specie che sono in grado di trattenere ancora di più i sassi, e di conseguenza pian piano questi elementi si fondono a formare la prateria losanghe. Ecco in questa immagine devo ringraziare particolarmente, proprio devo ringraziare Ivo Pecile, a cui chiesi di scattarla durante un'escursione, in cui si vedono proprio tutte e tre le piante in questione. I Carex firma a sinistra, la Saxifraga racesia in centro e tutto attorno la Dryas octapetala. Qui riprendiamo il concetto di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, che è quello della dinamica. La dinamica che porta dalla disgregazione delle upi all'attivazione della serie vegetazionale, con la vegetazione di ghiaioni che diventa firmeto, quindi prateria losanghe, e infine seslerietum varie. Ecco alcune specie che voi tutti conoscete e che sono facilmente trovabili in queste praterie, come la stella alpina, la genziana clusi, la pulsatilla alpina e la biscutella levigata, di cui abbiamo già parlato la volta scorsa. Bene, adesso abbiamo fatto un'escursione attraverso le praterie alpine di tipo calcareo e permettetemi altri 5-10 minuti per parlarvi un po' delle praterie alpine di tipo acido. Praterie alpine di tipo acido che sono molto più rare in Friuli. Perché? Perché non abbiamo montagne acide a quote elevate in sostanza. E la prateria alpina di tipo acido, che prende il nome di cuvuleto dalla specie principale che è il Carex cuvula, in nome scientifico di questa vegetazione è Caricium cuvule, perché voi dovete sapere che gli studiosi di scienza della vegetazione hanno dato un nome anche alle vegetazioni, un nome latino, costituito da un binomio, come il binomio scientifico delle specie. Allora, anche queste sono praterie primarie, quindi praterie naturali, anche queste sono situazioni climax, però diversamente da quelle che abbiamo visto prima, che sono caratteristiche delle Alpi meridionali orientali, questa prateria alpina climax la troviamo diffusa in tutte le Alpi, addirittura anche negli Appennini, nelle zone acide e nei Carpazi. Quindi da un punto di vista geografico è una situazione meno particolare, meno caratteristica dal punto di vista geografico. Popolano creste, versanti più o meno acclivi, solitamente meno pendenti di quelli che abbiamo visto precedentemente, in esposizioni che sì, principalmente meridionali, ma stanno anche a ovest, a est e qualcosa anche a nord, e soprattutto si trovano una quota molto più elevata rispetto alle precedenti. Non da noi in Friuli, chiaramente, dove la massima elevazione acida credo che sia la Cresta Verde, che si trova dietro al Monte Avanza, che penso raggiunga i 2.500 metri, quindi Monte Crostis, ecco, sono le massime elevazioni acide che abbiamo in Friuli. Però se già andate in Pusteria, trovate nelle montagne alte, insomma, creste che superano abbondantemente i 2.000 metri per
diversi chilometri, come la catena del Monte Elmo, ad esempio. O peggio ancora, se andate un po' più in là, insomma, nella zona del Lago Negro, della zona del Val Casies, a Val Taurina e compagnia bella. Ecco, il Cuguleto, ad esempio questo che vedete in questa immagine, è un'immagine delle Alpi Svizzere. I Cuguleti sono tipici delle Alpi occidentali, sono meno ripidi e hanno una copertura della neve anche qui molto variabile. Perché anche qui molto variabile? Perché quando si trovano a bassa quota, su zone meno acclivi, la copertura della neve è minore. Quando si trovano, in zone acclivi e a bassa quota, la copertura è minore. Quando si trovano ad alta quota, in zone più o meno piameggianti, la copertura della neve raggiunge tranquillamente i 7 mesi. Tenete presente che oltre i 7 mesi, 8 mesi di copertura nevosa, non parliamo più di prateria, ma parliamo di valletta nivale, che è tutt'altro tipo di vegetazione. Allora, è una vegetazione abbastanza ricca, ma molto meno ricca di quello che accade su suoli carbonatici. Infatti arriviamo a 30 specie per comunità tipo, che rispetto alle 50 che abbiamo visto prima è piuttosto poco. E anche la biomassa, che si aggira intorno ai 2 kg per metro quadro, non è gran cosa. La vegetazione, anche in questo caso, è erbacea monostratificata di piccola taglia, continua, quindi un unico tappeto verde, con piccoli suffrutici, ma qui si aggiungono anche piccoli arbusti. Piccoli arbusti come il mirtillo rosso, il mirtillo nero, altri tipi di mirtillo e poi qualche pianta qua e là di rododendro ferrugineo. La cosa interessante rispetto alle piante che troviamo è che mentre nelle altre due vegetazioni che abbiamo osservato abbiamo elementi che abbiamo definito endemici, cioè che troviamo solo nelle Alpi orientali, queste vegetazioni sono diffuse, come dicevamo, in tutto l'arco alpino. Ecco che abbiamo quindi elementi alpini, artico-alpini e circumboreali, ma gli elementi endemici sono assolutamente in numero minore. La pianta dominante di queste vegetazioni, ve l'ho detto, ve l'ho accennato prima, è Carex curvola. Attenzione, in Friuli, anche se voi vi trovate in questo tipo di vegetazione, la presenza di Carex curvola è assolutamente limitata. Perché? Perché Carex curvola è una specie che ha bisogno di molto freddo e quindi cresce a quote molto elevate. Allora, se voi trovate un curvuleto al di sopra dei 2500 metri, trovate Carex curvola. In Friuli rarissimo. Al contrario, in Friuli la specie dominante, la specie che trovate più frequentemente in questo tipo di vegetazioni e che domina, come vedete anche nell'immagine, è lo Juncus trifidus, che è una specie appartenente alla famiglia degli giunchi. Altre specie piuttosto comuni, ma non riconoscibilissime. Perché non sono riconoscibilissime? Perché, come vi dicevo, sono rare da noi e anche gli endemiti sono pochi. Beh, qui ce ne abbiamo uno di questi pochi, il Senecio incanus, sottospecie Carniolicus, dove l'attributo Carniolicus ci dice che quando venne identificato per la prima volta fu trovato in Slovenia, quindi nella Carniola. In realtà il Carniolicus è diffuso fino alla Pusteria e anche oltre. Però, ecco, questo è un endemita delle praterie acide orientali, che non è comune. Poi vediamo la Veronica bellidoides, pianta che cresce anche nelle vallette nivali. La Loiseria procumbens, anche questa nelle vallette nivali. Anche questo è un piccolo soffruttice. La Primula exsuta. E adesso chiudiamo, oggi sono andato un po' troppo lungo, vi chiedo scusa, ma finisco subito. Con la prateria acida, o meglio in questo caso vorrei dire prato acido, più comune nella nostra regione, e cioè il nardeto, che il nome scientifico è Nardion stricta ed è nominato da una piccola graminacea che si chiama Nardus stricta. Sono praterie acidofile secondarie. Attenzione alla parola secondaria, perché qui vuol dire che non è naturale, ma è seminaturale. Infatti gran parte dei nardeti non sono naturali, ma derivano dal fatto che l'uomo ha sottratto alla dinamica naturale la zona o ad arbusti o a brughiera o in alcuni casi addirittura a bosco per ottenere prati e pascoli per l'allevamento dei bovini. Quindi sono situazioni che non esisterebbero, cioè ci sono anche naturali, ma sono molto meno frequenti di quelli secondari, cioè di quelli che sono stati ottenuti dall'uomo. Ora, quello che vedete ad esempio è il crinale che porta al Monte Paularo dal lago di Mon. Ora voi mi direte, ma lì è naturale, ma
parliamo del Serra Naturale, perché quella zona lì, fino a qualche anno fa, ospitava centinaia di bovini al pascolo. Se noi la lasciamo andare, probabilmente in tempi piuttosto lunghi, è quello che succederà, un po' tanto anche per i cambiamenti climatici, pian piano verrà colonizzata prima dal mirtillo e poi dal lontano verde. Come vedete anche da quanto ho scritto, la distribuzione di queste praterie, prati, perché li chiamo prati e non più praterie perché sono, ripeto, dovute all'azione dell'uomo, è molto più ampia. Vanno dai 900 metri di quota fino ai 2500 metri di quota. Quelli al di sopra dei 2000 metri sarebbero tali anche senza l'uomo e prima che ridiventino qualcos'altro ci vorrà molto, ma quelli che si trovano a quota al di sopra dei 1500 metri, se abbandonata la pratica di sfalcio o di pascolo non sovrappopolato, diventano immediatamente quello che erano, e cioè un bosco. Un bosco di cosa? Di abeti essenzialmente, di abeti rossi, talvolta anche di faggio in condizioni acidofile, esistono delle faggete acidofile, e lo farebbero velocemente. E questo processo di perdita di questi ambienti, che sono estremamente importanti per la biodiversità, ha fatto sì che l'Unione Europea consideri in ardeati di bassa quota uno degli ambienti prioritari per la conservazione. Ora, se c'è qualcuno di voi che l'anno scorso ha frequentato l'escursione che abbiamo fatto nelle valli del Natisone, nel percorso di Stregna, beh, lì c'erano dei verneti a 500 metri di quota e sono praticamente i nardeti più a bassa quota che si conoscono. Ma questo è dovuto alla particolare conformazione fisico e climatica delle valli del Natisone e anche dovuto all'azione dell'uomo. Allora, il nardeto è una prateria estremamente interessante, innanzitutto perché è molto acida. Come vedete qua passiamo un pH di 4,3-5,5. La copertura della neve difficilmente supera i 6 mesi, difficilmente supera i 6 mesi. Quindi è un periodo vegetativo più lungo in cui le piante possono crescere. Il substrato è più profondo, si arriva a 30 centimetri di suolo. E quindi anche la comunità tipo è una comunità tipo molto ricca con addirittura 50 specie per comunità tipo, quindi come i Sesslerieti, e con una biomassa che anche in questo caso si avvicina ai Sesslerieti, 2 kg e mezzo, 3 kg, molto simile dal punto di vista invece della fisionomia, perché sono comunque vegetazioni erbacee monostratificate di piccola media taglia. Anche in questo caso gli elementi geografici sono gli stessi del cuvuleto alpini, artico alpini, circumburali. Però permettetemi di sottolineare una cosa: qui stiamo parlando di una prateria secondaria, quindi di un qualcosa disturbato dall'uomo. E guardate un po' cosa succede. Come avviene per i prati magri di pianura e per i prati umidi di pianura che sono gestiti dall'uomo e rappresentano il massimo di biodiversità, in caso di situazione a substrato acido al di sopra del limite degli alberi, questo tipo di prato che è dovuto all'azione dell'uomo è quello che rappresenta il massimo di biodiversità, non solo, ma è l'unico che l'Unione Europea ha definito come valido, come prioritario per la sua conservazione. Questo ci dice una cosa abbastanza interessante, ma allora l'uomo non è solo negativo per la biodiversità? Beh, no, no, non lo è. Non per noi, non per come interpretiamo la biodiversità a livello normativo, a livello europeo e anche a livello di convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità. Ma questa è un'altra storia, avrei bisogno di altri 2 ore di seminario per parlarne, cosa abbastanza interessante. Bene, finiamo 2 minuti, giusto, vi chiedo scusa se ho superato i limiti. Per vedere quali specie comuni e molto comuni troviamo in questi ambienti. Beh, innanzitutto la specie dominante, che è anche una specie diagnostica, che è la specie che dà il nome alla comunità, il Nardion stricte, che è questa piccola graminacea riconoscibile perché ha una spiga monolaterale, cioè una spiga che porta le spighe con i fiorellini tutti sullo stesso lato, che poi diventa anche scura quando è matura. Poi alcune specie molto belle come l'orchidea, la Pseudorchis salvida, il Trifolium alpinum, l'Hieraceum aurantiacum, che è un bellissimo colore aranciato tendente al rosso, Gnaphalium sylvaticum, Aiugam pyramidalis,
Però voi mi direte, ma queste non le conosciamo, quelle di prima sì. Sì, perché non siamo abituati a guardare gli ambienti acidi, anche se sono, soprattutto perché questi sono a bassa quota. Quindi un po' sfuggono da quel fenomeno di mito, di mitica, di, come si dice, di leggendario che diamo alla flora delle praterie alpine, no? Alla flora di alta quota, che noi riconosciamo nelle praterie alpine di tipo dolomitico, calcareo. Però ecco che ci avviciniamo con qualche specie più conosciuta, come la Campanula barbata o la Nigritella nigra, la famosa orchidea di alta quota che profuma di vaniglia. E infine, ecco, finalmente due specie che ci sono molto più familiari, che sono la Genziana caulis e l'Arnica montana. L'Arnica è famosa perché è una pianta officinale che viene usata per i traumi, e la Genziana caulis perché è la genziana che tutti conosciamo. Ecco che qua però qualcuno può dirmi, ma scusa, ce l'hai fatta vedere prima e ci hai detto che si chiama Genziana clusii. Ecco, Genziana clusii e Genziana caulis sono due specie dette vicarianti, cioè sono molto simili, assolutamente simili. Le diversità morfologiche sono minime e questo perché derivano da uno stesso progenitore. Tuttavia si sono diversificate per la frequenza di tipo pedologico. Infatti la Genziana clusii frequenta i substrati basici, quindi calcare e dolomite, la Genziana caulis frequenta i substrati acidi o acidificati. Per chi verrà quest'estate all'escursione sul Garner Cofer, immagino la faremo sul Garner Cofer, vedremo che fino a un certo punto ci sarà la Genziana caulis, perché siamo su substrato acido, da un certo punto in poi iniziamo a camminare nel substrato calcareo e troveremo la Genziana clusii. Un aspetto di cui parleremo perché è molto interessante questa presenza di doppi substrati nelle Alpi Carniche, un aspetto interessante nelle nostre Alpi. Altre specie che si trovano frequentemente, la Potentilla aurea, lo Hieracium alpinum e naturalmente il mirtillo, che come vi ho detto però può diventare una pianta invasiva. Mirtillo assieme alla Calluna vulgaris, particolarmente presente nelle praterie di tipo dei nardeti, cioè di quella bassa quota, mentre il vaccino mirtillo sul mirtillo nero, il martillo anche il mirtillo rosso, sono particolarmente presenti nei cuvuleti, quindi nelle praterie di alta quota. Chiudiamo con questa immagine di vacche al pascolo, ricordandovi che i nardeti sono vegetazioni protette, prioritarie, e lo sono perché esistono in virtù della possibilità di far vivere i bovini che noi abbiamo da millenni utilizzato per il latte e per la carne. Se noi non manteniamo queste praterie sfalciandole, quello che facevano i nostri avi, le perderemo perché ritorneranno ad essere un bosco. Anche per questa sera ho finito, io vi ringrazio della partecipazione, vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa sera.